Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento con A Tutta Bici Extra, è la nostra puntata numero 42. Anche oggi tanti argomenti partendo dalla sicurezza e dico ovviamente perché è un tema che stiamo trattando molto nelle ultime puntate che tratteremo con ancora maggiore attenzione nelle prossime. Sempre importante muoversi in sicurezza in bicicletta e quindi andremo a vedere a breve qualche altro piccolo consiglio soprattutto su un tema molto importante, molto attuale. E poi ancora una presentazione di un team di mountain bike, i controlli, i più classici, anche i più veloci alla bici, visto che molti di voi la state ritirando fuori dal garage, dal suo letargo invernale in questi giorni e tanto altro ancora. Partiamo però proprio dalla sicurezza, il tema attuale è quello del nuovo codice della strada che ancora nuovo non è, è in discussione, probabilmente rispetto alle proposte saranno apportate ulteriori modifiche e allora andiamo nel dettaglio grazie all'amico Gianluca Barbieri. Siamo con Gianluca Barbieri che è venuto a trovarci nei nostri studi e per questo lo ringraziamo, docente federale quindi della Federazione Ciclistica Italiana e direttore internazionale di gare su strada. Bene, il tema del momento, l'abbiamo esplorato anche nella nostra precedente puntata della Tutta Bici Extra, è quello riguardante, sempre a margine della sicurezza di cui parliamo spesso e volentieri e direi doverosamente, il tema del momento, dicevo, è quello del nuovo codice della strada. Quali sono le novità? Ma le novità sono che non c'è ancora niente di ufficiale, quindi stiamo parlando comunque di aria fritta, ok? Ci sono tante dicerie in corso, ci sono tante proposte, la più importante per esempio è quella relativa al famoso contromano nei centri abitati. Esatto. Come funzionerebbe nel caso in cui stabilita come nuova parte del codice strada? Allora, io ho avuto un recente incontro con addetti delle comandanti delle polizie locali, proprio anche grazie alle organizzazioni delle gare che sto organizzando nel prossimo futuro, e anche con alcuni addetti della polizia stradale grazie ai corsi ASA e scorte tecniche che abbiamo appena terminato. E anche loro mi hanno confermato che la proposta sarebbe quella, comunque, che il contromano sarebbe valido solo ed esclusivamente in alcuni centri storici, in alcuni centri abitati, con velocità massima delle autovetture a 30 km orari, e però solo a fronte di un'ordinanza del sindaco della città. Quindi ci sono parecchi paletti prima di arrivare al contromano in bicicletta nei centri abitati. Questo è quello che al momento è in essere. Poi però bisogna vedere se cambierà qualcosa perché appunto non c'è ancora nulla di ufficiale e le proposte sono, come sai benissimo, soggette anche a modifiche, quindi staremo a vedere. Ci vorranno ancora diverse settimane, ti chiedo, se me lo concedi, una tua opinione personale su questa proposta specifica, cioè quella della bicicletta pur con questi paletti, con queste attenzioni, contromano. Guarda, io non ti porto la mia opinione perché vale come il due di coppe quando va a spade, però ti porto l'opinione appunto di questi addetti, appunto che sono addetti sul campo, e francamente non è un'opinione positiva, perché comunque sarebbe una regola che purtroppo viene inserita in un contesto che è quello italiano, dove c'è parecchio disordine anche dal punto di vista dell'approccio alla viabilità, sia delle biciclette che anche per le autovetture, eccetera. E forse magari in un altro stato una regola di questo tipo attecchirebbe meglio. La paura appunto di questi addetti, delle forze dell'ordine, è proprio quella che in futuro, se dovessero entrare in vigore, possano esserci anche dei problemi dovuti appunto all'indisciplinarietà delle persone. Servirebbe quindi forse già alla base una diversa cultura, una diversa educazione stradale da parte, e lo abbiamo detto tante volte, di tutti gli elementi in causa, quindi ciclisti ed automobilisti. Naturalmente torneremo sull'argomento tra qualche settimana, quando questo nuovo codice della strada, con tutte le eventuali modifiche del caso, sarà andato definitivamente a regime di legge. Grazie. Grazie a voi.
E abbiamo registrato questo contributo nei nostri studi e invece ora usciamo dai nostri studi grazie agli amici di MTB Gran Fondo e andiamo a vedere la presentazione del Salese Factory Team, un'altra squadra di mountain bike che per questa stagione 2019 si è attrezzata davvero molto bene. Santa Maria di Sala, a pochi chilometri da Venezia, è la sede del Salese Factory Team, una squadra in continua crescita che con i nuovi innesti del 2019 punta a conquistare una posizione di rilievo a livello nazionale. L'incantevole Villa Farsetti ha ospitato il gran galà di presentazione del team. Oggi si presenta questa nuova maglia, la maglia del nuovo team Salese Factory, versione 2019, tantissime novità. Sì, la novità si può dire che esattamente abbiamo degli atleti quest'anno che non possiamo purtroppo nasconderci, esattamente abbiamo Rafael Vicinelli. E dopo, un ex campione del mondo, Enrico Franzoi, rappresentiamo, si può dire, rappresentiamo una bella fetta di questo sport che è il ciclismo del fuoristrada. Tante vittorie nel palmarès di Enrico Franzoi, atleta veneziano classe 1982, è stato più volte campione italiano ciclocross e campione del mondo under 23 nel 2003. Da alcuni anni gareggia in mountain bike. La stagione di Enrico con la maglia del Salese Factory Team è già iniziata con le competizioni di ciclocross. È iniziata bene perché comunque avevo una buona condizione, però Bibione, anche se è andata bene come qua, con un quarto posto ho praticamente incrinato una costola e con una caduta e purtroppo il campionato italiano non è andato come speravo, ho fatto un nono posto soffrendo non poco, però comunque ho portato a termine la mia stagione. Adesso inizia quella del mountain bike, fra non molto, e comunque spero ogni domenica comunque di dare il massimo, di cercare ogni domenica di fare il meglio possibile, insomma. A che punto sei con la preparazione? Ma io non ho mollato, anche se avevo questo infortunio, perché comunque mi su strada sono sempre riuscito ad andare ad allenarmi. Direi buona, ovviamente la combacio con la mia attività lavorativa, per cui devo combaciare tutti i tempi possibili, però tutto sommato sono in buona condizione e penso di fare bene, insomma. Un palmarès importante anche per Rafael Vicinelli e quest'anno anche per lui nuovi stimoli con il nuovo team. È vero, cambiando squadra ci sono sempre stimoli nuovi e la voglia di riconfermarsi e di fare sempre meglio. Ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno dato dei mezzi eccezionali e al top di gamma su tutto. Ringrazio la squadra e vediamo anche appunto con Enrico di fare una bella stagione, di aiutarci e di tenere alto il nome della Salese. Quest'anno puntiamo alla Veneto Cup e sicuramente saremo presenti al trofeo d'autunno e a qualche gran fondo. E cerchiamo di raccogliere il massimo ogni domenica e di onorare la maglia. Terzo atleta elite del Salese Factory Team è il giovane cadorino Davide Nardei. Si inizia una nuova avventura, per me ritorno dopo 2 anni che ho fatto l'amatore, e anche se sono ancora giovane ritorno tra gli elite grazie all'opportunità che mi ha dato Gabriele per tornare a correre tra gli elite, insomma con questa grande squadra, grande gruppo che ha saputo costruire e con 2 grandi campioni come Rafael e Enrico che potranno essere due grandi maestri per me e anche per tutti gli altri ragazzi della squadra e speriamo di dimostrare, insomma, il nostro valore. E come sempre arriva anche il momento di parlare di triathlon, una clip, una pillola ormai presente da molte settimane all'interno del nostro Tutta Bici Extra. Come sempre lo facciamo grazie a Dario Nardone per tutti Daddo e insieme a lui andiamo ad esplorare un nuovo approccio alla triplice disciplina sportiva, un approccio un filo più zen, ce ne parla direttamente Daddo Nardone.
Triathlon e benessere, ma spesso e volentieri queste due parole nell'immaginario collettivo non vanno tanto d'accordo. E invece per quanto mi riguarda sono veramente una realtà quotidiana della mia vita. E con queste parole, con quello che vi voglio dire, vi voglio trasmettere proprio questa volontà ferrea nel far capire, nel smontare delle convinzioni e nel far capire quanto il triathlon possa far star bene le persone. Partiamo da un presupposto: vi deve piacere nuotare, pedalare e correre e dovete amare far fatica. Diciamo che senza questi quattro presupposti, amare il triathlon diventa un po' complicato. Detto questo, la passione è assolutamente immediata, ovvero se venite a vedere una gara di triathlon incominciano ad accendersi mille lampadine e dopo poco avete già la smania di voler cominciare ad allenarvi. Certamente bisogna essere molto attenti a scegliere il percorso giusto e in questo vi consiglio assolutamente di affidarvi alle tante squadre sempre di più, soprattutto qua in territorio romagnolo ce ne sono di davvero molto importanti che formano e aiutano dai più giovani ai più esperti, da quelli che sono alle prime armi a chi magari viene da altri sport e quindi è già maturo per determinate frazioni. Insomma, ce n'è per tutti per allenarsi in maniera da arrivare alla vostra prima gara per godervela. Perché il risultato deve essere assolutamente una conseguenza del vostro benessere. Nuotate, pedalate, correte per stare bene e alla fine quello che sarà un risultato che vi soddisferà. Dicevo prima di smontare un po' i falsi miti e le convinzioni che ci sono attorno al mondo del triathlon. Innanzitutto che sia uno sport in cui bisogna allenarsi tantissime ore. Allora, nel triathlon esistono delle distanze che si chiamano sprint e super sprint. Lo super sprint, come lo proporremo alla fine del mese di marzo a Cervia nell'ambito del triathlon show, prevede 400 metri di nuoto, 10 km di bici e 2 km di corsa. Capite bene che allenare questo tipo di sport, questo tipo di distanze, è tutt'altra cosa rispetto ad allenare un Ironman che di nuoto ne prevede 3.800, di bici 180 e una maratona, ovvero 42 km alla fine. Non sono due sport diversi, ma sono due distanze completamente diverse. Per approcciare, per cominciare la vostra avventura nel mondo del triathlon, il mio consiglio è godetevi un triathlon corto, sprint, super sprint, divertitevi, perché poi ci sarà tempo per crescere e arrivare a prendervi anche sogni più emozionanti e più lunghi. E quindi per allenare un triathlon di quel genere assolutamente bastano 3 o 4 allenamenti ben ponderati e di qualità durante la settimana. L'altro mito da sfatare è assolutamente il fatto che il triathlon è uno sport molto costoso. Ovviamente ci sono dei costi che bisogna affrontare, ma non c'è bisogno assolutamente, sfatiamo anche questo mito del doversi arrivare in zona cambio con una bici da chissà quante migliaia di euro. Per cominciare va bene anche una bici usata e poi pian piano appunto vi appassionerete. Non c'è bisogno di andare a fare una gara in acque freddissime, per cui la muta magari non è il vostro primo acquisto da fare e poi ovviamente sarete già dei runner, quindi avrete già le vostre scarpe per andare a correre. Quindi alla fine rimangono ovviamente le spese dell'iscrizione alla gara e le spese del viaggio, come succede per le altre discipline. Il terzo mito che voglio smontare in questa occasione, che è anche un po' simpatico, è il fatto che spesso il triatleta, proprio perché parte un po' per la tangente nel fatto di fare impegnare con tanti lunghi in bici a piedi il suo tempo, debba per forza staccarsi dal suo ambiente familiare. Non è così, anche questo va concertato. E perché no? Perché non fate cominciare a fare triathlon anche vostra moglie? Questo potrebbe essere un benessere psicofisico molto importante. Ed ora qualche news celere, riguarda in particolare il fronte delle bike e Marco Aurelio Fontana, la notizia non vi sarà certamente sfuggita, poi i mondiali a Glasgow 2023, unici, prima volta nel genere, ci spiegheranno a breve il perché e poi il ritorno, e di questo non possiamo che essere lieti. Abbiamo seguito anche sui nostri social con tanta passione la sua storia, cui tanto abbiamo tenuto e che non potevamo mancare di riproporvi anche oggi. News flash, grazie all'amico Anan Malangoni di CGN. Flash news, siamo stati invitati la settimana scorsa a Milano da Marco Aurelio Fontana, che ha presentato il suo nuovo progetto, ha finito con la carriera agonistica e si butterà praticamente nel mondo dell'e-bike. Farà alcune corse in questo ambito e tanti ho visto
ero presente anch'io, ovviamente. Ho visto alcune persone un pochettino senza parole perché dicevano: cavoli, un atleta di alto livello come Fontana si butta nell'e-bike. Invece io ho trovato la cosa molto interessante, ha spiegato tanti motivi della sua scelta, e noi cosa possiamo dire? Possiamo solo fare il tifo per Marco Aurelio e mandargli in bocca al lupo per la sua prossima avventura. L'UCI ha annunciato che nel 2023 ci saranno i mondiali a Glasgow di tutte le specialità. È la prima volta nella storia, non si era mai visto prima, e sicuramente sarà bello vedere come sarà questo evento, e non ci resta che aspettare il 2023. Claudia Cretti, ricorderete, la ragazza vittima durante il Giro Rosa di una caduta in discesa, rimase 3 settimane in coma, ha annunciato che rientrerà nel ciclismo, nel paraciclismo, con il team marchigiano Born to Win. L'obiettivo sarà Tokyo 2020 e noi possiamo solo fargli un enorme in bocca al lupo. Claudia, siamo con te, ti seguiremo. E come abbiamo detto all'inizio di questa nostra puntata numero 42, è definitivamente arrivato il momento, per chi non lo avesse già fatto, di rispolverare la propria bici e farla uscire dal garage, dal letargo invernale. Le temperature sono ormai nettamente migliorate in quasi tutta Italia, è il caso quindi davvero di ricominciare a mettere il naso fuori. Per questo, prima però, alcuni controlli di routine al proprio mezzo, alla propria amata bicicletta. Scopriamo quali insieme all'amico blogger Davide Petrini. Quando vi trovate a dover controllare tutto il vostro mezzo, il consiglio che vi do è quello di partire dai controlli legati alla ruota anteriore, salire su per la forcella, quindi soffermarsi sulla zona dei freni, andare poi qua sopra nella zona del manubrio controllando i comandi, spostarsi poi lungo il telaio andando a controllare pedali e guarnitura, infine vi spostate nella zona della sella e scendete ancora una volta sui freni e nella zona del cambio, nella zona del pacco pignoni. Insomma, dovete dare un senso che in realtà è questo, vedete? Si sale, si scende, si sale e si scende nuovamente, in modo da avere, da coprire tutta la bicicletta e da avere appunto un metodo di lavoro. Ok, adesso partiamo dalla ruota anteriore. Per prima cosa controlliamo l'integrità di tutto l'insieme della ruota, quindi andiamo a vedere se sul cerchio ci sono delle eventuali crepe. Cerchio perfettamente integro, andiamo a sentire anche la tensione dei raggi, tutti i raggi sono perfettamente tirati e con una semplice occhiata possiamo dire anche raggi allineati. Dopodiché passiamo al battistrada, controlliamo il battistrada che non sia usurato e valutiamo, nel caso in cui fosse usurato, di sostituirlo. Andiamo a controllare anche la spalla della gomma per vedere se calza perfettamente nell'asola del cerchio. Questi sono controlli che davvero basta farli in pochi minuti. Dopodiché controlliamo ovviamente la pressione, lo possiamo fare con indice e pollice e nel caso con una pompa, con un manometro, andremo a regolare la giusta pressione. Controlliamo anche l'efficienza degli sganci rapidi, controlliamo anche che il morso non abbia fratture, ma questo basta semplicemente un colpo d'occhio. Dopodiché passiamo alla forcella, controlliamo che la ruota sia in asse con la forcella, controlliamo la tenuta del nostro sgancio rapido. Se la forcella è perfettamente integra, andiamo a vedere se ci sono frizioni per quanto riguarda la curvatura dello sterzo. Dopodiché ci soffermiamo sui freni, controlliamo che le pasticche dei freni siano perfettamente allineate con il cerchione e la ruota, controlliamo che non sfreghino, controlliamo anche che le pasticche dei freni non siano eccessivamente usurate, dopodiché controlliamo la tensione dei freni, ruotiamo velocissimamente la ruota e diamo una pinzata. Se la ruota si ferma vuol dire che il complesso ruota, pinze dei freni, comandi è buono. Controlliamo anche che la ruota giri in asse, cioè che non sbacchetti in questo modo, ma che ruoti perfettamente sul suo asse. Questi sono i controlli di routine da fare nella parte bassa della bicicletta: cerchio, gomme, raggi, sgancio rapido, mozzo, forcella, freni, comando dei freni. A questo punto, dopo aver controllato la parte bassa, saliamo e ci spostiamo nella zona più
forse delicata, perché qui si appoggia il nostro corpo, la parte anteriore del nostro corpo. Andiamo a controllare innanzitutto la tenuta del braccio, dello sterzo e la serie sterzo, cioè ruotando ancora una volta controlliamo innanzitutto che tutti questi elementi siano saldi, che non ci sia gioco tra questi elementi, controlliamo eventuali crepe, eventuali micro fratture nella zona del braccio e lo sterzo, dopodiché andiamo a vedere anche i comandi, controlliamo che i comandi siano abbastanza fluidi, che non ci siano inceppature nei comandi, controlliamo leve dei freni e deragliatore e cambio posteriore, controlliamo anche che i cavi non abbiano elementi di tensione quando si sterza, controlliamo anche l'inclinazione del tubo dello sterzo rispetto alla ruota anteriore e direi che in questo caso tutto è ben serrato. Controlliamo anche i serraggi della serie sterzo, del braccetto dello sterzo che regge appunto il manubrio, controlliamo che sia tutto normalmente in tensione. Attenzione, se avete dei pezzi in carbonio non stringete eccessivamente, perché il carbonio, essendo una fibra, potrebbe rovinarsi, quindi fatelo sì, cioè stringete laddove trovate lente, laddove trovate delle viti molto lenti, ma non esagerate mai, soprattutto se avete pezzi in carbonio. Ok, a questo punto scendiamo e ci concentriamo sulla zona del deragliatore, sulla zona del movimento centrale, sulla zona dei pedali. Allora, per prima cosa prendiamo il pedale e lo spostiamo lateralmente, cioè lo tiriamo verso di noi, scusate, la pedivella, prendiamo la pedivella e la tiriamo verso di noi. Se la pedivella è ben serrata al movimento centrale, il movimento centrale è perfettamente, diciamo, alloggiato nella sua sede e non va né strinto né mantenuto, è perfetto. Se invece la pedivella viene verso di voi, vuol dire che il movimento centrale è lento e quindi va regolato. Dopodiché facciamo la stessa cosa con il pedale. Prendiamo il pedale e lo ruotiamo, anche in questo caso deve essere un movimento abbastanza naturale, cioè non ci devono essere frizioni, e il pedale deve essere però serrato nella sua sede. Un'altra cosa molto importante da fare è far ruotare il movimento centrale e sentire se ci sono eventuali ostacoli al movimento. In questo caso non ci sono. Controlliamo anche il deragliatore dando qualche cambiata, facendo ruotare il tutto si dà qualche bella cambiata, e dobbiamo controllare che innanzitutto il deragliatore sia in asse con la catena, che il deragliatore non tocchi nella catena e che la cambiata sia pulita, regolare e immediata. A questo punto direi che anche la zona del movimento centrale è stata visionata. Saliamo nella zona della sella per assicurarsi che non si muova, anche perché è veramente orribile quando montate in bicicletta e sentite la sella sotto il culo che va qua e là. Sella fissa, tubo reggisella ben saldato, non ci sono crepe, questa zona qua è molto delicata, non ci sono crepe nell'inserimento del tubo sella sul tubo verticale, quindi questa è la zona più veloce da controllare. Passiamo nella zona sottostante, si va nella zona posteriore, ci mettiamo allineati, ci mettiamo dietro la ruota posteriore, guardiamo la ruota posteriore e la facciamo ruotare. Questo serve per vedere che la ruota sia perfettamente in linea con l'asse, ma anche per vedere che la catena sia ferma, sia in linea con il deragliatore e che il deragliatore non tocchi nella catena. Dopodiché che cosa andremo a controllare? Beh, faremo gli stessi controlli che abbiamo fatto all'anteriore. Controlliamo la tenuta del battistrada, la pressione del battistrada, la spalla del battistrada che sia perfettamente allineata nel cerchione, la tenuta del freno, le pasticche del freno, il tiraggio del cavo del freno, l'usura delle pasticche e il cambio posteriore, quindi con anche un'attenzione verso la catena e soprattutto il grado di usura della catena, che è un parametro molto importante da non sottovalutare mai. Come avete visto dalla durata di questo video, i controlli sono semplici, può farli chiunque, ma soprattutto sono molto veloci. E questi sono controlli di routine e la bici che avete visto, una bellissima bici ovviamente da strada. Bernard Knerr invece usa bici da mountain bike, è un biker di quelli più estremi, più spericolati
Le sue acrobazie sono famose in tutto il mondo. Forse di controlli al suo mezzo, prima di ognuna di queste giornate impegnative, ne fa ben più di 8. Ce lo auguriamo tutti noi. Questi sono 2 minuti di puro spettacolo con Bernard Knerr. Sweatshop coming through, so everybody move over. No sir, don't worry at all. We're gonna break the mold and shake the whole game, so surely to fall. So everybody move over. No sir, don't worry at all. Break the mold and shake the whole game, so surely they'll fall. Don't you figure it's a little bit twisted, this mold that gets rotated? In most cases, don't say, but we're still listening. And MCs, if you decide to push your views aside and choose to ride whatever's popular at the moment, then do it. I'll just make music that's dissonant. Because it's just the way you're thinking, it'll keep our ship sinking, and it's keeping me living within its frequency prism and disconnected as an infant from the infinite and given just a glimpse of what it is and what it isn't, what we're living in. Speech, tailor beats, sense of truth we speak. Bring the heat, a failure creeps and inches we don't eat. We'll find an image to mimic, to get off 15 minutes till sound scan drags down all my hopes to the limit. But why do I have to try to dumb down the sound in a compromise to try to turn sales around? If I speak my piece, will the interest cease? Well, at least CanCon will get me spawned a week. And if they're driven to spin it, we'll make change from within it. But if not, we'll get caught, this bit of washed up cement. Dim the lights, spot the hype, and we'll be alright. Singing right for the fight, and we can better this life. Sweatshop coming through, so everybody move over. No sir, don't worry at all. We're gonna break the mold and shake the whole game, so surely they'll fall. So everybody move over. No sir, don't worry at all. We're gonna break the mold and shake the whole game, so surely they'll fall. How to leave the underground with dignity intact, be the rappers that we are today, we say, but even fatter. So we'll tour and tons of towns and bump the sound for kids that need the facts and food for rap, but something to say, but in this industry it's backwards. Without radio play, yourself may be okay. Maybe you'll stay afloat, maybe plenty to take. Maybe you'll drown, maybe turn the radio down. Now who's that sweatshop? I'll be shaking your ground. While the hand feed everyone feel things that we believe is fundamental to need fun. Sobering look at what we've become of our heads, a web up to see this fun. To the beat of a drum, we speak to the young and teach, never preach a false freedom. Redeem some rights, some wrongs, or write the song to feed the common. That's Twister done. I hope you guys enjoyed it. Sick day. Ed era l'ultimo servizio per questa nostra puntata numero 42 di A Tutta Bici Extra. Grazie per averci seguito, l'appuntamento naturalmente è alla prossima settimana con ancora tante informazioni sul nostro amato mondo del ciclismo. Alla prossima!